sei piccolina e tu sei piccolina, lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina. Che cosa ci vuol fare? Che cosa ci vuol fare? Che cosa ci vuoi fare? Papaveri e papera non è soltanto il titolo di una canzone e non è famosa solamente per questo, ma per gli uomini, gli alti papaveri si dice, uomini importanti. E poi le papere invece sono anche quelle che prende la gente quando commette un errore che ha l'aspetto del ridicolo. Non è soltanto sbagliare una parola, ad esempio i telecronisti ne sono pieni, più che le annunciatrici. Ad esempio famose quelle di De Zan, che ai campionati del mondo dell'85 all'arrivo ha gridato «Sorpresa! Ai campionati del mondo ha vinto un favorito!» E quella di Poltronieri, tra le tante, che ha detto «Piqué è stato tamponato dalla macchina che lo precedeva!» Allora ella vi parlerà dei papaveri alti alti e Vera farà delle papere. Telefonate! Chi indovinerà vincerà, vincerà dei tappeti in Mongolia, premio bellissimo. Diteci il nome del papavero e spiegateci quali sono le tre papere. Lorella, Ella e Vera.